Io sono Red e quest'oggi recensione super speciale. Recensiamo la Flintlock CO2 Pistol, ovvero... Sempre che qui dice che si fa il selfie su Instagram. È la pistola di Pirati dei Caraibi, di Assassin's Creed Black Flag e qualunque altro prodotto mediatico sui pirati. Tu sei un prodotto mediatico. Se tua zia è un prodotto mediatico. No, poi sigla che poi partiamo. Questo colpo non è per te. Questo colpo non è per te. Prima di lasciarvi proseguire col video, come potete dedurre dallo stupendo albero di Natale addobbato con granate a mano al posto delle palline, mercoledì prossimo, ore 11:30, faremo uscire lo speciale di Natale. Cosa faremo all'interno di questo incredibile, bellissimo speciale di Natale? Beh, vi faremo passare la voglia di mangiare del Pandoro da qui ai prossimi 5 o 6 anni. Quindi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci su Instagram. Chi segue noi su Instagram ha il vantaggio sostanziale che vedrà in esclusiva alcune delle clip mentre gireremo il video. Quindi non dovrà aspettare fino a mercoledì prossimo. Lo vedrà prima, ok? Potremmo anche fare una mezza live, quindi iscrivetevi. Torniamo al video. Questa fenomenale pistola replica in scala 1-1 della pistola Flintlock. È una replica in scala 1-1 appunto della pistola dei pirati, sostanzialmente quella a cui tutti ci siamo abituati a vedere in qualunque prodotto mediatico come Pirati dei Caraibi. Parli! Non sono inclino a temperare la vostra richiesta. Ne ho un sacco di citazioni, state pronti. Prodotta da HFC, Honor Fantastic Classic. Un bel nome, pieno di fantasia. Per quanto la compagnia possa mancare un po' di fantasia, quello che non manca sicuramente di fantasia è il design e il funzionamento di questa pistola, che è stato veramente ben curato. Ho infatti apprezzato molto, ed è secondo me uno dei punti più a favore di questa pistola, il fatto che non si siano limitati a mettere un pratico caricatorino di RAM che si attacca sotto, ma che il funzionamento e il modo di ricaricare la pistola sia stato reso il più simile possibile alla realtà, senza avere ovviamente un... come si chiama lo sturino che ti serve a buttare giù? Lo spingipallino, che per noi è un'altra cosa, né tantomeno la polvere da sparo da mettere qui dove la pietra focaia colpisce la polvere da sparo e incendia. In ogni caso è veramente fatta molto bene. L'altra cosa che ho apprezzato molto sono i materiali, perché per quanto forse da lontano possa sembrare tutta una grandissima cacata di plastica, vi assicuro che non è così. Le intarsiature, soprattutto nella parte metallica della pistola, sono state fatte veramente molto bene ed è veramente stata curata, al posto di essere una di quelle mezze cagatine che vogliono imitare le robe, è stata curata. E anche la parte in polimero, in quanto questo è finto legno, è in un polimero non odore, quindi non è la tipica pistola di plastica del cacchio che la prendete in mano e dite il cinese sotto casa poteva fare meglio. Tra le caratteristiche più interessanti è che il funzionamento della pistola è a CO2. Vi basterà smontare questo culattone qua, tra l'altro bellissimo, guardate che figo, possiamo usarle come clave. Quindi smonterete questo pezzo, e vi farò vedere dopo come, e metterete una bomboletta di CO2 nell'impugnatura. Non avendo però un OPAP regolabile, ovvero c'è l'OPAP dentro ovviamente, ma non potete andarlo a regolare, potete usarlo sia d'estate che d'inverno senza nessun problema. Analizziamo la pistola adesso un pochino più da vicino, partendo da come la dovrete caricare. Qui dall'impugnatura, sotto questo bellissimo faccione con l'anello al naso, se lo andate a togliere, troverete... il vano bombola. Vi basta quindi andare a svitare, come in tutte le pistole a CO2, inserire la bomboletta e poi andare a stringere. Una volta quindi che sarà pronta con il gas, vi servirà metterci dentro i pallini. E alcuni di voi probabilmente si staranno chiedendo dove cazzo dovrete infilare? Beh, non li dovrete infilare ovviamente da dentro, da sopra la canna, che vedete spunta qui in alto. Vedete, è questo cazzillo rosso che esce, sono abbastanza sicuro che possiate limarlo un po' in modo tale che sia meno palese. Ma dovrete caricarla... Abbiamo un signore simpatico che ha deciso di mettersi a urlare giusto fuori dalla nostra locazione adesso. Per caricarla vi basterà andare a svitare quello che nella realtà sarebbe lo scovolino, vi basta andarlo a girare, vedete? Viene sfilato. Poi dopo, non da qua sopra, ma qui in basso, vedete, in questo pratico buchino, andrete a mettere i pallini. Lo farete, eccolo qua, tramite la sacchetta porta polvere da sparo, dove ci sono ovviamente dentro i pallini, quindi l'appoggerete qui. Metterete i pallini dentro, torno al tuo posto, e una volta fatto ciò vi basterà andare a inserire questo affare qua dentro e a pigiarli giù. Mi raccomando, lo spingete giù, fate un mezzo giretto, ecco fatto, e questo è bloccato. Ovviamente come l'originale potrete sparare un solo colpo e poi dovrete ricaricare.
Per quelli di voi che non hanno chiuso il video, era una cazzata ovviamente. Tiene indicativamente 20 colpi. Ora che l'abbiamo caricata col gas e con i pallini non ci resta che andare a sparare. Molti di voi potrebbero pensare che questo gioiellino non abbia la sicura, ma invece ce l'ha. Infatti, come potete vedere, così sarebbe pronta a sparare. In realtà, voi la troverete in questa posizione e esattamente come in quella vera, vi servirà a portare questo qui avanti. Non so come si chiama perché non sono un intenditore di pistole antiche. Questo perché, questo che chiameremo percussore, ha una pietrina focaia finta qui, però ho apprezzato che abbiano cercato di renderlo, che colpendo questa specie di ponticello permette di appunto creare una scintilla che va a ignitare, ad accendere quindi la polvere da sparo che andrebbe a sparare fuori la biglia di metallo che colpirà il cuore di Barbossa. Tiriamo indietro il percussore, così non spara, come vi ho detto, funge appunto da sicura. Tiriamo giù il ricevitore del percussore, il ponticello, e poi dopo andiamo a sparare. Fighissimo, perché poi dopo sostanzialmente la pistola si resetta, vedete, torna indietro e per tornare a sparare, ovviamente così non lo fa, tirate indietro, chiudete. Per quanto riguarda le prestazioni, ovviamente non spara a delle distanze assurde, però è abbastanza preciso sulle corte distanze, quindi il pallino va dove state mirando. Non avete le tacche di mira perché vuole essere giustamente realistica, quindi dovrete andare un po' a sentimento, però essendo una pistola non è che dovrete sparare a uno dall'altra parte del campo. Quindi, come ho detto, il funzionamento è molto carino proprio perché emula ed è quasi al 100%, molto quasi realistico come in quella vera. Per darvi un metraggio, quindi una distanza in numeri, con i pallini da 12 grammi consigliati dal produttore, ha un tiro teso, quindi che va bello dritto, sui 20 metri. Con pallini già da 20 grammi, per esempio, invece siamo sui 15 con tiro teso. Esso. Se dal punto di vista della meccanica e delle specifiche interne non c'era tanto altro da dire, dal punto di vista invece del design e del packaging invece troviamo un elemento ricorrente che è anche quello più importante per questa pistola, ovvero la figaggine, la cura del dettaglio. E un'altra cosa che mi ha fatto veramente divertire, mi ha provocato gusto in questa pistola è e sono le istruzioni, che sono state messe su una finta lettera delle compagnie delle Indie Orientali. Commodore Norrington, i miei confetti, prego. Dove, come potete vedere, a forma di mappa del tesoro barra lettera del re, troviamo tutte le specifiche, le istruzioni per la pistola. Dall'altra parte troviamo tutto un disegno con le navi, le barche, i pirati, le cose, e l'esploso con tutti i pezzi della pistola, che mi è gustato parecchio ed è veramente carina, anche perché si sviluppa in diagonale. Diagonale. Procedendo quindi con le conclusioni finali, questa è una pistola che gioca ovviamente su un'estetica veramente molto figa. E anche come funzionamento fa la sua sporca figura. Posizionerei infatti questa pistola sotto quella categoria di replica da collezionista o anche da uno che vuole andare in campo e divertirsi, ma divertirsi con la D maiuscola. Per quanto riguarda i colori, è presente in un altro colore, anche se oro devo dire che la preferisco, ovvero il argentato, l'argentato, il silver surfer. Quindi, riassumendo, è una pistola fatta veramente bene, sia come materiali che come interno, che difficilmente si rompe in quanto il funzionamento è abbastanza semplice e che, per quello che deve fare, lo fa veramente molto bene. Perfetta se volete fare il regalo di Natale al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata. Bene, siamo arrivati quindi alla fine del video. Io vi ricordo, settimana prossima, lo speciale di Natale. Stiamo organizzando una roba che non ci costerà la vita, ma ci costerà lo stomaco. Sarà una sfida di cibo, come vi ho già detto. Quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Mercoledì, ore 11:30, speciale di Natale. Prefesteggiate sostanzialmente il Natale con noi e stay hungry. Siamo contenti? Siamo contenti.